Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui a Milano. Lei è Giulia Zoccali, seguitela su Instagram e seguite anche me su Instagram se ancora non lo fate. Prima di iniziare volevo parlarvi di un'app che si chiama 21 Battles. Se ancora non la conoscete, strano, però vi spiegherò un po' come funziona. Pratica è un'app dedicata alla moda, al mondo fashion, e potete acquistare con un solo click i capi che vedete. Basta un click. Vi lascio nell'info box il mio profilo di 21 Buttons e il suo profilo di 21 Buttons, dove pubblichiamo foto dei nostri outfit e da lì potete comprarli o guardarli o vedere dove li abbiamo comprati, insomma. Sull'app pubblico tutti i miei outfit, anche quelli che non posto su Instagram. Come potete vedere, potete andare sul sito, potete creare dei guardaroba con i vostri look preferiti. Quindi andate assolutamente a scaricare l'app dal link nell'info box. Insieme a 21 Buttons abbiamo deciso di fare un giveaway, sì, perché regaleremo un buono da 100 euro che potete scegliere se spendere da Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, H&M, praticamente tutti i miei negozi preferiti, anche tu, vero? Sì. Per partecipare dovete essere iscritti al mio canale YouTube e al suo canale YouTube, che vi lascio sempre in descrizione. Seguire ovviamente me e lei su 21 Button. Quando cliccherete sul nostro profilo vi apparirà il banner con scritto partecipa, voi ci cliccate sopra e il vincitore verrà annunciato domenica 24, quindi muovetevi tutti a partecipare. Il commento dove annuncio il vincitore uscirà il 24 su questo video, quindi lo metterò, lo pinnerò in alto. Ok, quindi nulla, io non un bacio e vi lascio il video. Allora, stiamo andando a cercare, vabbè, saltare, praticamente. Allora, siamo a Milano, vicino al Duomo, e stavo cercando un negozio dove fare il nostro cambio di look. Pronta? Yes. Io ho queste idee geniali. Allora, abbiamo fatto i sondaggi su Instagram, così voi potete scegliere che look dovremmo cambiare, quale look dovremmo fare. Abbiamo fatto punk e hippie e sta vincendo punk, di pochissimo però. E poi invece ne abbiamo fatto un altro con rock elegante. Vediamo quale sta vincendo fra rock e elegante. Sta vincendo elegante, di moltissimo. Quanto? Oddio, dovevamo fare trap. Trap, oddio che bello. Trap, tipo con occhiali, collane. Facciamo rap o trap? Allora, ora dobbiamo trovare un outfit punk. Questi pantaloni, che bello. Oddio no, ce li ho già. Ce li ho già. Oddio, ma no, ma adesso io compro Icon, non Icon. Questa è molto punk. Questa è elegante però. Paola, questa non è elegante. Questa mi sa anche da ciclista. Questa è enorme. È oversize. Abbiamo preso delle giacche in pelle. Stavo pensando di provare questo qui come elegante, che se è una cosa che tipo non metterei mai, però mi piacerebbe provarlo, non so. Proviamo? Andiamo? Allora, sono in camerino. Alla fine non sono riuscita a trovare un outfit punk, mentre Giulia sì, che è nell'altro camerino, fra poco vedrete. Comunque, il primo outfit è questo. Questa gonna con questa felpa, e ora me la provo. Allora, questo qui è il primo outfit e è una figata. Cioè, non pensavo che mi piacesse. La gonna non penso di prenderla perché so già che non lo userei tipo mai nella vita. Però è troppo figo questo outfit. Ecco qui l'outfit punk rock, cos'è, boh? Tutto in pelle. Woo! Allora, scrivici la tua ispirazione, da cosa è nata. Io ho preso il giubbotto in pelle, corto, e poi sotto la tuta, sempre in pelle. Beh, molto fai così. Allora, ho provato questo outfit, guardate belli i padroni. Però il punto è che è tipo trasparentissimo, cioè non posso fare vedere dietro. Qui forse si vede, guardate, tipo si vede un sacco le mutande. Vabbè. E nulla. Illustra. Vabbè, allora io sono molto esperta, quindi pantaloni neri e giacca, quadretti rosa e neri. Ci sta. Wow.
scalza? Sì. Scalza ovviamente, ma va bene. Fa vedere i piedi sotto? Fa vedere sotto i piedi. Che schifo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Un grande bacio, mi raccomando, seguiteci su 21 Buttons. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao.